chiamo Nicola Ravasi, ho 31 anni, ho più o meno 800-850 ore di volo, sono pilota di volo a vela e istruttore e in più faccio anche volo motore e con questo tipo di aereo faccio anche acrobazia. L'acrobazia si può fare solo con un determinato tipo di aereo costruito apposta per l'acrobazia e costruito in maniera tale che possa reggere alle sollecitazioni a cui è sottoposto. Evidentemente un aereo costruito per fare volo di passeggio, diciamo, evidentemente non è costruito con gli standard con cui è costruito per esempio questo tipo di aereo. Have a little patience. Still hanging from a love I lost. I'm feeling your frustration. But any minute all the pain will stop. Just hold me close inside your arms. Disciplina che permette di andare anche sulle lunghe distanze, c'è una preparazione che va fatta prima di iniziare ogni volo e si può per esempio partire con gli amici da Locarno e andare fino all'Isola d'Elba, la Sardegna, piuttosto che la Croazia, la Spagna, sono delle mete che sono molto gettonate dal nostro aeroporto. Incidenti in volo ne ho avuti sì, direi accidenti più che incidenti, non mi sono mai fatto male. Però dei problemi li ho avuto tre casi in cui ho dovuto un po' salvare il salvabile, il tutto sempre comunque mantenendo una sicurezza adeguata. Thank you.
va a sinistra, l'aereo va a sinistra, se va a destra, l'aereo va a destra. E fino qua ci siamo. Se tiri la croce verso di te, alzi il naso, il naso si alza, rallentiamo, si spingi, va verso il basso, velocità. La velocità dove la leggi? Su questo strumentino qua, tutto bello colorato. Adesso evidentemente a zero. Abbiamo il triangolino giallo che è la velocità d'avvicinamento finale, praticamente quando siamo in avvicinamento, ed è circa la velocità in cui l'aliante rende di più. Ok. Sinceramente, se devo aver paura di un momento, quello è il decollo, perché ci sono delle fasi ben distinte in cui un'eventuale rottura del cavo oppure del per esempio del motore del traino possono portare a situazioni delicate. Ok, abbiamo sganciato, benvenuta nel volo a vela, adesso si fa sul serio.